Nel ciclo di vita documentale digitale è importante affrontare anche il tema della Certification Authority o certificatore o CA e della Registration Authority. La CA o il certificatore è un ente che deve garantire il collegamento univoco fra il firmatario e la firma. Le norme prevedono che la CA possa delegare alcune attività operative ad un nucleo delocalizzato presso terzi. Attività operative come l'emissione del certificato, la sua revoca, la sospensione. È importantissimo però che a monte di questi rapporti vi siano delle formalizzazioni attraverso contratti, mandati, deleghe, perché dobbiamo individuare con chiarezza chi fa che cosa, come, quando, perché se ne ha diritto, eventualmente un giorno anche per individuare le responsabilità in capo ad ognuno. La RA deve essere un nucleo delocalizzato sì per la CA, ma all'interno, nel nostro caso, dell'azienda sanitaria, perché coloro i quali firmano o accedono ai servizi e ai sistemi devono essere dipendenti oppure collaboratori dell'azienda sanitaria stessa e non comuni cittadini che firmano o utilizzano i sistemi informatici altrui.